Non ci credo, non ci credo. Le prime parole di Maria Centracchio con il volto rigato dalle lacrime di gioia subito dopo aver conquistato uno storico bronzo olimpico nel judo sotto i 63 kg. E lei la prima donna molisana a salire sul podio conquistando la decima medaglia per l'Italia ai Giochi di Tokyo. Lo ha fatto dopo aver ceduto nella semifinale alla detentrice del titolo, ma nella finale per il terzo e quarto posto ha combattuto contro l'olandese Jules Frensen. Parità assoluta al termine dei quattro minuti regolamentari, ma poi nel golden score l'avversaria è in corsa nel terzo scido. In frazione che ha consegnato la medaglia nelle mani di Maria. Dopo quello della Giuffrida e il secondo podio nel Judo. La medaglia di Odette mi ha dato una spinta incredibile. Le prime parole di Maria Centracchio che della Giuffrida è amica per la pelle. Abbiamo un grande feeling: ha detto esserci l'una per l'altra e un valore aggiunto c'è tanto di lei in questa medaglia. Intanto il comune di Rocchetta a Volturno conferirà la 26 alla 26enne Isernina la cittadinanza onoraria omaggiando anche il padre Bernardo originario del paese e primo maestro dell'atleta. La partecipazione di Maria si legge in una nota del comune e una preziosa testimonianza di quanto sia importante non arrendersi mai. Se credevo nella medaglia ha dichiarato il bronzo olimpico tutte le persone che mi conoscono sanno che ho sempre detto il difficile è arrivare all'olimpiade poi me la vedo io e il suo terzo posto a Tokyo ha riempito d'orgoglio tutti i molisani.